Ciao, sono Simone di Forte Worldside Mount Divers e oggi parleremo di strobo. Oggi vi presento la strobo di IMAX. Innanzitutto ringrazio Vincenzo di Subacqua Sport e Natura per avermi la fatta provare. Adesso è un po' di tempo che la porto con me nella pouch. Ho avuto occasione di usarla più di una volta perché non è solo uno strumento adeguato per le emergenze, è uno strumento che si presta molto bene soprattutto se andiamo a immergerci in luoghi dove la visibilità scarseggia. Ad esempio nei laghi che ho qui vicino a casa mia, dove vado spesso con gli allievi a fare addestramento, una condizione diciamo di visibilità di 2-3 metri è una condizione normale. Quello che abbiamo visto provandola anche all'interno del laghetto che ci garantisce una visione anche da molto distante, perché a 15-20 metri in una condizione di scarsa visibilità riusciamo a vedere molto bene il segnale luminoso. Oltretutto, oltre alla parte di strobo, ha anche una luce abbastanza potente, fa un migliaio di lumen e ci garantisce 2,5 ore di utilizzo, quindi potrebbe anche essere utilizzata come una backup. Quindi un multi-tool davvero interessante, resiste a profondità abbastanza elevate perché comunque è testata per 150 metri di profondità, quindi anche per gli amici relittari che amano andare molto profondi e magari vogliono tenere segnalata con una strobo la cima di risalita, risponde alle caratteristiche necessarie per essere efficiente anche a grandi profondità. Quindi se anche voi avete bisogno di una strobo o pensate che una strobo sia lo strumento giusto da mettere nella pouch, sicuramente la strobo di IMAX è una strobo di qualità decisamente elevata. Grazie per aver seguito il video e spero di vedervi presto, magari in acqua. Ciao! Dive safe, dive strong, dive side mount.